Programma 6. Risciacqui. La macchina sta caricando l'acqua del primo di 4 risciacqui e, come possiamo notare, il caricamento dell'acqua avviene con cestello già in rotazione. Questo sistema in verità viene utilizzato solo durante il primo risciacquo del ciclo cotoni. Tutti gli altri risciacqui il caricamento dell'acqua avviene a cesto fermo. Perfetto, caricamento completato. Come dicevo poco fa, nel ciclo cotoni vengono eseguiti 4 risciacqui con centrifuga a 600 giri dopo ciascun risciacquo. Unicamente nel primo risciacquo il caricamento dell'acqua viene concesso in rotazione e l'opzione più acqua, benché inserita, non sortisce alcun effetto. Quindi il carico supplementare durante il primo risciacquo non viene eseguito. Durante i risciacqui, come possiamo vedere, viene mantenuta una cadenza energica del cestello con rotazioni sia in senso orario che in senso antiorario. Il livello dell'acqua per il risciacquo arriva a lambire la guarnizione dell'oblò. C'è ancora parecchia schiuma. Ovviamente perché, essendo passata dal lavaggio direttamente al primo risciacquo senza eseguire alcuna centrifuga intermedia, ovviamente il carico è ancora ben intriso di schiuma e mi aspetto sicuramente che alla prima centrifuga intermedia, dopo il primo risciacquo, ecco, scarico dell'acqua del primo risciacquo, dicevo, sicuramente alla prima centrifuga intermedia al termine di questo risciacquo sicuramente la macchina si affogherà di schiuma. Ma aspettiamo qualche minuto e scopriamolo insieme. Mannaggia la tosse. Adesso la macchina sta scaricando l'acqua del primo risciacquo e naturalmente il cestello viene mantenuto in rotazione. Dico ovviamente perché tra pochissimo dovrebbe partire la prima centrifuga intermedia e sarebbe un bel problema se dovesse partire a cesto fermo. Vediamo un po' come se la caverà. Vi ricordo che in questa lavatrice 0 watt di produzione Candy la centrifuga avviene in senso orario. Rotazioni di distribuzione del carico.
Opla, centrifuga. Wow. Eccola. Immaginavo che sarebbe accaduta questa cosa. Avete visto? La leggera schiumata sul vetro? Beh, dai, pensavo peggio, ragazzi. Sinceramente pensavo peggio. Dai, è stata anche brava. Non ha fatto proprio la colata di schiuma. È riuscita a smaltirla abbastanza bene e alla svelta. Centrifuga leggermente sbilanciata, ma stabilissima. Questa lavatrice, pur essendo un modello a profondità ridotta, da soli 40 cm, in centrifuga è veramente molto stabile. E utilizza un sistema di sospensione ancora di tipo a pattini, non a pistone. Non è mai successo finora, anche nel peggiore caso di sbilanciamento, di trovare la lavatrice in giro per la stanza. È veramente molto stabile. Ecco, fine della prima centrifuga intermedia e secondo risciacquo. Decelerazione del cestello. Opla. Avete sentito lo scattino del timer? Il timer di questa 0W ha proprio questa particolarità di eseguire una sorta di doppio scatto ogni qualvolta il timer avanza di una posizione, e questa è proprio una particolarità dell'orologeria di questo timer. Timer 100% meccanico di marca Cruzet. Un timer diffusissimo nelle lavatrici Candy e non solo. Questo è il secondo risciacquo. Il carico dell'acqua, come vi spiegavo prima, avviene a cesto fermo, e come possiamo notare già buona parte della schiuma è sparita. Avete notato, ragazzi? Avete visto? Buona parte della schiuma è già scomparsa con una semplice centrifuga intermedia. Ecco, carico supplementare. Il carico d'acqua supplementare avviene a tempo ed è strettamente legato alla pressione. Il quantitativo d'acqua, diciamo, che viene caricato è strettamente legato alla pressione dell'impianto idraulico. Adesso qui non credo si noti tantissimo, anche perché questa tipologia di carico tende a intrattenere molta acqua. Ecco, il livello dell'acqua lambisce la parte bassa della guarnizione dello blob. Un attimo, se io spengo la macchina, ecco, pian pianino l'acqua si raccoglie, si dovrebbe riuscire a vederla. Arriva fin qua, comunque. Ok. Anche in questo secondo risciacquo abbiamo delle rotazioni energiche in senso orario e antiorario.
Notevole, notevole, non c'è già quasi più schiuma. Non pensavo. Non ci trucco, non ci inganno, non ho utilizzato alcun tipo di additivo ammorbidente per questi primi due risciacqui. L'unico ammorbidente l'ho versato nell'apposita vaschetta e verrà prelevato al quarto ed ultimo risciacquo. Adesso si vede un po' meglio l'acqua, fin lì. Non lasciatevi ingannare dal cestello stretto e alto, che potrebbe far sembrare che acqua non ce ne sia. In realtà acqua ce n'è, credetemi sulla parola che acqua ce n'è. Ascoltiamo un attimino anche il rumore dell'orologeria del timer. L'orologeria del timer è diventata parecchio silenziosa rispetto ai primi tempi, diciamo. È bastato semplicemente aggiungere una gocciolina d'olio sui vari ingranaggi dell'orologeria per farla ritornare silenziosa. E voilà. Scarico dell'acqua del secondo risciacquo. Spostiamoci leggermente in questo modo, così da poter riprendere meglio la partenza della seconda centrifuga intermedia. Guardate come il cestello fa la ninna nanna ai panni, rotazione. Oh, ninna nanna ninna oh. Sentiamo in tutto il suo splendore il rumore della pompa di scarico. Non sempre è così rumorosa. A giorni più, a giorni meno. Distribuzione precentrifuga. Ninna nanna del cestello. E ci siamo. Opla. Perfetta. Centrifuga perfettamente stabile. 10 lode. Bel suono questa macchina in centrifuga, e non è neanche poi tutto sommato così rumorosa, pur utilizzando sempre una puleggia variabile. Giri.
terzo risciacquo. Carico supplementare. Mi sono dimenticato di dirvi che durante i primi tre risciacqui la lavatrice carica l'acqua attraverso lo scomparto del candeggiante. Come possiamo notare, non c'è assolutamente più traccia di schiuma all'interno del cestello. Indice che i risciacqui sono efficaci e indice anche che ho dosato correttamente il detersivo. Incredibile ma vero. Belle rotazioni anche nei risciacqui con satellizzazione. Guardate l'acqua, limpida, assolutamente priva di schiuma. Molto bene, direi. Veramente molto bene. Scarico dell'acqua del terzo risciacquo. Osserviamo ad una maggiore distanza dalla lavatrice cosa accade.
scarico completato. La pompa di scarico di questa lavatrice è la classica pompa magnetica, è una Ascol, è una pompa da soli 25 watt, piuttosto piccina, potenza veramente molto bassa, ma nonostante tutto diciamo riesce a scaricare l'acqua dalla vasca abbastanza in fretta. Distribuzione del carico. Il bello di queste lavatrici rispetto a quelle odierne con bilanciamento del carico è che non gli importava niente che il carico fosse bilanciato o meno, loro partivano in centrifuga a prescindere, spesso con degli sbilancioni abbastanza consistenti, a differenza delle lavatrici odierne per cui se il carico non è perfettamente bilanciato neanche domani mattina partono. Ecco, partenza in centrifuga tutto sommato bilanciata. Perfetto, fine della terza centrifuga intermedia e inizio del quarto ed ultimo risciacquo. Allora adesso lasciamo che il cestello si fermi, molto bene, e direi che possiamo sospendere temporaneamente la ripresa.